35 giovani laureati di Nocera Superiore sono stati impegnati nell'ambito di lezioni frontali e formative in attività teorico-pratiche sulla progettazione europea. Concluso stamane il corso con la consegna degli attestati da parte del sindaco Cuofono, alcuni di essi sono già pronti a partecipare alle finestre di finanziamenti europei e alle opportunità ciclicamente offerte dall'Europa, in particolare nel campo dell'archeologia, ma non solo. Al termine del corso, i giovani laureati potranno da soli e senza il ricorso a consulenti esterni predisporre tutte le modalità per partecipare a bandi europei, un valore aggiunto importantissimo. La bella notizia è che al termine di questo corso di aeroprogettazione che oggi si conclude abbiamo anche una serie di progetti che sono stati prodotti proprio dai professionisti che hanno partecipato al corso, progetti che candideremo sulle call che l'Europa aprirà, e la maggior parte dei progetti che sono stati vagliati e realizzati riguardano proprio il patrimonio archeologico del nostro territorio. Credo che questo corso è stato molto utile per noi cittadini e spero che possiamo continuare in questa strada, perché è stata una grande e bella formazione per tutti noi. È un'ottima opportunità fornita dall'amministrazione comunale, in quanto è stata comunque un'opportunità grande per i cittadini di Nocera Superiore avere l'opportunità di approfondire le tematiche dell'europrogettazione e soprattutto capire cosa fa l'Europa per noi e soprattutto sfruttare questo corso soprattutto per la comunità locale, per l'ampliamento e lo sviluppo della comunità locale. Oggi siamo alla conclusione comunque di questo corso formativo di base di aeroprogettazione e ci teniamo come amministrazione di far capire a tutti che non deve essere solo un'attestazione comunque alla fine di ricordo, ma bensì deve essere una certificazione che abbia valore e soprattutto una conoscenza in un mercato nuovo e strategicamente importante per il nostro paese e per la nostra città.